Ciao a tutti, youtuberiani, popolo di YouTube, bentornati in questo nuovo video. Siete su GianTV e io sono Gianco. Come avete visto, in questi 2 giorni sono stra presente perché ho davvero tanto, tanto da fare su YouTube. E niente, raga, è iniziato ieri Sanremo e io ho deciso di portare almeno una reaction di questo evento che comunque dura da anni, 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 il 68esimo. O 69esimo, non lo so, comunque 68-69 anni che c'è Sanremo, e ho deciso almeno di portare una reaction a una canzone. Torniamo con una canzone pop, perché ho anche deciso di portare altri generi, come avevo fatto in passato, e di non ancorarmi al rap, alla trap, comunque ai generi che mi piacciono, ma portare tutto, perché comunque voi ascoltate di tutto e non soltanto trap e rap, e mi sembra giusto variare nei generi musicali. Il pezzo in questione è di Ermal Meta e Fabrizio Moro, Non mi avete fatto niente. Un pezzo su cui, diciamo, si stanno già creando parecchie polemiche e noi ne parliamo dopo. Intanto ci andiamo subito ad ascoltare questo pezzo. Va bene, il pezzo sembra appunto sociale, anzi è sociale. Diciamo che l'anno scorso Erma Meta e negli anni passati Fabrizio Moro sono stati tra gli unici che mi hanno colpito di tutti questi festival di Sanremo. Vabbè, il pezzo è molto sociale. Il testo è molto bello, raga, devo dire la verità. Vabbè, il video è anche fantastico, queste riprese, questi bambini che si vedono. Il video è fighissimo, raga, il video ha già vinto tutto, secondo me. Allora, parliamo un po' di tutto il pezzo e video in generale. Il video mi è piaciuto davvero tanto, è molto significativo, come ho detto prima. Diciamo, mi piace questa cosa di questi bambini che guardano, intensi, di varie nazionalità, che appunto rispecchia, diciamo, il discorso del pezzo. Mi piace che ha fatto vedere, un poco la crudezza di alcune scene di guerra, appunto questo connubio creato tra bambini che guardano guerra, varie persone di varie civiltà, soldati che comunque corrono da una parte all'altra, e poi questo girotondo che comunque vuole intendere tante cose. Questo pezzo, parlando dal punto di vista del video, mi è piaciuto tanto, è molto comunicativo e rispecchia quello che vuole dire la canzone. La canzone mi è piaciuta davvero tanto. Io non sono un fan di Sanremo, a me non piace Sanremo, però questi due cantanti hanno portato davvero tanto in questi anni comunque all'Italia per quanto riguarda il pop. Sono tra forse i 3-4 cantanti che io stimo in ambito pop, perché a me il pop non piace, perché spesso e volentieri lascia sempre lo stesso messaggio, nel senso ti amo, ti voglio, sempre canzoni simili, invece loro tendono un po' ad andare oltre questo cliché, questi contenuti, e hanno dimostrato negli anni comunque di essere cantanti che vanno apprezzati. Fabrizio Moro, me lo ricordo io nel lontano, se non mi sbaglio, 2008, o comunque quegli anni lì, sempre con dei pezzi comunque sul sociale, quel pezzo lì di Sanremo, quando si presentò forse tra i giovani, che la pensa, e quello no, è un bel pezzo. E ha comunque concretizzato il tutto anche con questo pezzo, si è nuovamente, diciamo, fatto valere. La stessa cosa per Ermal Meta, che l'anno scorso è arrivato, se non mi sbaglio, secondo o terzo al Festival di Sanremo con la canzone che portò, che comunque era già molto, molto bella, molto significativa. Secondo me sono appunto due cantanti che in questo tipologie di pezzi meritano davvero tanto. Il pezzo in sé, ritornando appunto al contenuto, è un pezzo che
parla comunque di rispetto, di amore tra i popoli, dice la guerra non serve a niente, poi il ritornello recita non mi avete fatto niente, insomma, voler dare una speranza, comunque una speranza di unione tra popoli, una speranza che bisogna avere rispetto, dobbiamo avere rispetto tra di noi perché siamo tutti uguali, e questo è quello che vuole insegnare il pezzo. È il tutto l'insieme è davvero una cosa molto bella. Parlando di Sanremo, già c'è stata una polemica su questo pezzo, sempre le solite minchiate di Sanremo, perché comunque secondo me Sanremo è parere personale, non è più, non dovrebbe più andare avanti, non dovrebbe più esistere perché non sta rispettando quello che è la musica, nel senso rispetta sempre, è un discorso di business. Che da un punto di vista è giusto, però da un punto di vista ci marciano troppo. Poi non è innovativo. Io l'ho visto a sto festival ieri, sembra tornato addirittura 10 anni fa. Cioè, cercano di essere innovativi, ma non ci riescono perché non è un programma che porta l'innovazione musicale. Anche se devo dare atto che comunque ha portato il rap con Clementino, con Rocco Hunt, che stanno dando spazio anche a persone che portano altro, come diciamo. Appunto Rocco Hunt, Clementino, in questo caso Fabrizio Moro e Ermal, che portano altre tipologie di testi. Su questo tanto di cappello, però come gestione è proprio, a me non piace personalmente, non rispetto per questo programma che secondo me se vuole continuare a esistere va comunque migliorato e va, cioè innanzitutto vanno tolte tutte queste cazzo di polemiche. Infatti questo pezzo avevo letto che appunto è il rischio di eliminazione, non merita, anzi secondo me non ho sentito gli altri pezzi, perché io Sanremo appunto lo scanso, a meno che non ci siano cantanti che mi piacciono e mi vedo soltanto la loro esibizione, però lo scanso a priori. Però questo pezzo merita molto e secondo me, pur non avendo ascoltato gli altri pezzi, questo merita di vincere. Ad esempio ho ascoltato uno spezzone di, mi sembra, Riccardo Fogli insieme con Facchinetti Padre. Cazzo, basta con queste cazzo di con questa cazzo di musica che comunque minchia antica della Madonna. Questi sono i pezzi che meritano di vincere questo pezzo. Mi auguro che arrivi fino in fondo, mi auguro che arrivi almeno alle prime posizioni perché merita tantissimo per contenuti e niente. Il video non penso che loro valutino il video, però come contenuti merita davvero tanto. E niente, questo è quello che pensavo del pezzo in generale, video e pezzo di Ermal Meta e Fabrizio Moro. E niente, siamo arrivati anche oggi alla fine del video. Io spero che voi mettiate un like, che vi iscriviate al canale e che attivate la campanella, così almeno vi arrivano tutte le notifiche dei miei video. E così potrete vederveli e gustarveli appena arrivano nel tubo. Da Jump è tutto, noi ci vediamo alla prossima reaction, alla prossima tipologia di video. Ciao figlioletti! Gio! Yeah.